C'era un tempo quando la mamma diceva mangia che diventi grande. Ora, nei tempi moderni, ahimè, le cose sono un po' invertite. Effettivamente bisogna stare attenti a capire, a cercare di prevedere quello che effettivamente gli adolescenti mangiano, se mangiano e quando mangiano. In Australia, l'Australian Sport Commission ha definito dei parametri molto importanti che sono stati poi trasferiti ai genitori per cercare di insegnare loro che cosa è importante effettivamente quando un atleta è un adolescente, però fa sport e quindi deve mangiare per nutrirsi, per crescere e per la performance. Intanto, nei fattori chiave bisogna prevedere che questi sono ragazzi che devono crescere, quindi indipendentemente dalla performance, devono mangiare per quello che serve per il loro sviluppo. Non sono cose tanto banali, perché effettivamente l'apporto di carboidrati, l'apporto di proteine deve essere funzionale a questo duplice aspetto che magari per un adulto non c'è, la fase della crescita. Poi ci sono degli elementi che bisogna considerare. Uno di questi, ad esempio, è l'idratazione. Quasi tutti i ragazzi, e devo dire anche tra di noi, anche insomma in casa, i miei figli, molte volte hanno una scarsa attenzione all'idratazione e quindi all'acqua e ai sali minerali. Questo è un processo culturale che quindi va insegnato già da bambini. Poi ci sono degli apporti, dei nutrienti che sono importanti, ad esempio il ferro. Molte volte nelle diete anche moderne, molte volte questo è un fattore chiave che effettivamente può incidere anche nello sviluppo, così come la vitamina D che molte volte è carente. Quindi va bene anche poter andare a prevedere qualcosa come integrazione, ma prima di pensare all'integrazione, soprattutto con gli adolescenti, è meglio, molto meglio, iniziare a pensare alle abitudini alimentari e qui effettivamente i genitori, i fratelli più grandi, i parenti, possono fare un grande risultato perché effettivamente la cultura della corretta alimentazione è fondamentale. Dopodiché, fatto questo, il nostro ragazzo crescerà e magari potrà anche avere la possibilità per ottenere grandi risultati nello sport. Ma mangiando male, tutto questo non avviene. Grazie, se vuoi condividere, ci sentiamo al prossimo.